parola alla dottoressa Maria Pia Garavaglia, presidente dell'Istituto di Studi Sanitari Giuseppe Cannarella. Mi associo a quanto aveva detto all'inizio proprio Marco D'Alema nel ringraziare e felicitarmi con il Presidente D'Alema perché era ora, ci voleva, ci vuole adesso veloci da approvare questa legge. E poi dopo ci do, mi dispiace quasi di sciuparmi le orecchie, dico la verità, perché non solo sono cresciuto ma mi sono vista nelle mie vite precedenti, perché forse vi ricorderà che oltre la vita di Milano aveva lavorato moltissimo, proprio vorrei dire il lobbismo che ha fiancheggiato l'approvazione di questa legge. E poi sono quella che ha fatto la legge sui transessuali, la legge sulla 180, le mie famiglie, la dottoressa, quindi era la mia vita e ciò dice perché ho così apprezzato il suo intervento che mi dispiace dover continuare, ma portiamo una di questa esperienza, Presidente Arena, che serve a dare fiducia, nel senso che le cose si possono fare se si vogliono fare. Questa legge a 10 anni di distanza, come tutte le leggi che guardate il caso, toccano la promozione sociale della persona, che i valori di solidarietà sono sempre in ritardo. E anche quando la legge quadro statale è una buona legge, la 328, la 382, cioè sono tutte inapplicate interamente. E quando sono applicate a macchia di leopardo, come si suol dire. Poiché io vengo dall'esperienza di Oltre la Vita, e Oltre la Vita veniva dalla Sacra Famiglia, che è una grande istituzione milanese dove le fragilità sono all'ennesima potenza, non sono fragilità e basta. È evidente che era il vissuto con quegli ospiti e con le loro famiglie o con l'assenza delle famiglie che ci induceva a chiedere al Parlamento di far presto a introdurre questa figura. E in quello che ha detto prima Marco D'Alema e poi Cindon emerge come bisognerebbe avere una bacchetta magica e non l'abbiamo, però almeno la buona volontà politica dovremmo averla, di ricondurre a unitarietà attorno alla persona molte norme. Oggettivamente nel codice sia civile che penale, ci sono misure antiquate che però perché in malafede interferiscono benissimo per rendere impossibile o mal applicato questo istituto, per cui in molte sedi viene applicato in termini patrimoniali, proprio la difesa di quello, e alcuni tribunali per quello lo nominano, e quando i patrimoni sono notevoli riconoscono anche un qualche incentivo al signor amministratore di sostegno. E invece le misure di sostegno si fa carico della complessità della vita. Tutto ciò che ha citato prima il professore lo facciamo tutti i giorni senza sapere dove farlo, impararla con lettere. Noi non lo sappiamo come facciamo, è come quando uno è fatto guidare la macchina, sale e va. Non è proprio di ricordarsi le norme del codice. E invece per molte persone nessuno degli atti facili della vita a un certo punto è automatico. Ecco perché questa persona completa la vita, nel senso che aggiunge quanto manca alla semplificazione della vita per queste persone. La Lombardia, attraverso un contributo notevole della Carico, quindi ci abbiamo anche nel Lazio qualcosa, vero? E con il centro servizi volontariato, ha già aperto 15 sportelli, che sono veramente un counseling, servono oggettivamente per dare una protezione giuridica a quelli dello sportello e agli amministratori di sostegno. Ecco l'interfaccia che si è creata dalla collaborazione fra pubblico, regione, privato, da carico e privato, il terzo settore. Ma il Tribunale di Milano si fida pochissimo il terzo settore, per esempio, tipo papale romane. E quindi spesso viene affidato soltanto all'ASL, che ha già avuto da fare, vero? E diventa un fatto quasi sanitario soltanto. Oppure i sindaci, quanto l'ho fatto, avevo la tutela dei minori, l'affidamento dei ragazzi in difficili, l'amministratore di sostegno, che senso ha? Certo, ti senti inserito nella tua comunità, il sindaco è uno che in qualche maniera rappresenta tutto ciò che è la risposta che una comunità deve dare al singolo, ma non può essere
sta facendo il suo mestiere, ma non può nemmeno essere una funzione. Quindi questa legge, Rodolfo, nell'articolo 3, mi pare, dove prevede l'albo, obbligatoriamente la formazione. I volontari sono abituati oramai a sottoporsi alla formazione, sia per il tipo di settore nel quale si inseriscono, sia per un aggiornamento continuo. L'idea della medaglia o del riconoscimento, ma se c'è un albo, già quello rende pubblicamente importante la funzione. È una funzione volontaristica, del resto anche la giurisdizione è volontaristica, se vi si accede con un decreto e non con la sentenza, e questo dice dell'utilità di far cancellare per sempre i due istituti giuridici dell'interdizione della inabilità. La utilità di avere momenti unificanti attorno alla persona. Un lavoro che ho fatto appunto nella mia vita precedente insieme a Carlo Alfredo Moro era quello del tribunale della famiglia, perché nel tribunale della famiglia verrebbero ricomprese quelle situazioni che adesso sono segmentate: c'è qualcosa che va al giudice tutelare, va al giudice minorile, oppure va al tribunale ordinario. In una separazione gli interessi del bambino, del minore, non sono mica in capo al tribunale dei minori, ma in capo al tribunale ordinario, dove gli interessi sono leggermente diversi. Quindi vedete quello spirito di cui faceva evocazione il professore, di trovare delle norme che si unificano in termini gestionali, amministrativi, sociali, invece che puramente giuridici, è importante. In questa legge c'è questo cotè, questo risvolto, andrebbe molto valorizzato. Io penso che con il dibattito, poi con i suggerimenti e ancora la consulenza di Celone e di Marco, D'Alema, possano essere messi a punto. Bisogna eliminare il più possibile la sensazione che sia un istituto puramente giuridico per il quale poi si ricorre, che diventa proprio il colmo. È uno strumento fatto per agevolare, per semplificare, per fiancheggiare, non può diventare un strumento di lite con la necessità della difesa, sarebbe veramente la negazione del motivo stesso per cui è stato pensato. Voglio essere breve perché abbiamo sentito cose molto più importanti di quelle che posso dire io. Quello che emerge è che, siccome il sanitario e il sociale spesso sono prevalenti, se penso, credo che qui potremmo avere un plauso generale, non a me, all'idea. Avete in mente cosa rappresenta andare all'INPS per le persone che hanno malattie ingravescenti, quelle per cui non solo non si guarisce ma si peggiora e bisogna lo stesso fare le visite e occorre andare nella sede che ti dice lei, che è lontana, se non hai parenti che ti portano e non hai una croce verde, azzurra, rosa, rossa che lo fa per volontariato? Avete in mente che cosa c'è dietro come angoscia, come fatica? Se non c'è nessuno che si intermedia fra te e l'istituzione, fra te e il volontario, fra te e l'ambulanza, ma cosa fai? Vieni abbandonato, altro che non abbandonare nessuno e non accendere nessuno. Vieni abbandonato. E comunque crei, se ci sono persone a ciò, un'angoscia, un dispiacere, una spesa. Noi possiamo ritenere che di fronte alle fragilità estreme la società non fa niente. Guardate che se stabiliamo questo principio, tutti noi prima o poi saremo abbandonati. Cioè, una volta che stabilisci fai da te, succederà che ci diranno tutti fai da te. Questa legge come norma e questa figura come funzione sociale ha un valore pedagogico per la società, per far che si risolvano i problemi mettendosi insieme, mettendo insieme l'ente locale, mettendo insieme il terzo settore, mettendo insieme anche le famiglie quando possono partecipare, per dimostrare che è solo con la comunità che si realizzano i diritti civili. Senza comunità il singolo da solo nemmeno i diritti civili riesce a pretendere che siano esercitati. Quindi questo convegno a cui ci è invitato, come possiamo passare per amicizia alla Dolfolena, avevo accettato di dire che lo consideravo davvero così importante, ma io avevo detto che sarei venuto non per parlare. E lo consideravo più importante esserci, quindi il fatto che mi abbia dato la parola, che voi mi abbiate ascoltato, è perché voglio ribadire che è importante farlo in fretta, è importante avere l'amministratore di sostegno, prendere sostegno che sia passione. Dobbiamo fare i corsi
proprio quasi per fare una selezione fra la gente che si appassiona, perché occorre aggiungere fatica, perché la fatica quotidiana della nostra vita l'abbiamo già, dobbiamo farci carico anche delle fatiche degli altri. Però pensate, quando per esperienza si conoscono le fatiche, come si cerca di partecipare a ridurle, quindi in qualche maniera si fa del bene anche a se stessi. Grazie.